Oh, bene, bene, gente YouTube, sono il vostro Master Doom 93 Yes Bitches. Allora, ragazzi, bentornati a tutti quanti sul mio canale per un nuovissimo video dedicato al mondo di Battlefield. Oggi la voce sarà migliore sicuramente, ho rimontato l'Elgato Wave 3, così almeno, anche se attualmente c'ho raffreddore, diciamo che si sentirà forse meglio la voce. Detto questo, ragazzi, sono qui oggi con questo video per parlarvi di una notizia che è trapelata questa mattina sui social, su Twitter, perché adesso anche tutti i Battlefield player, i veterani, Flagfire, Jackfrag, insomma, tutti i vari content creator e anche chi ha trattato Battlefield nel passato stanno pubblicando le notizie che è arrivata questa mattina. Allora, Geoff Keighley, o come si chiama Geoff? Sì, Keighley, insomma, quello che solitamente è il fondatore dei Game Award, ha rilasciato quella che era una intervista o comunque un primo tocco da parte del CEO di Electronic Arts, quindi Andrew Wilson, che è andato proprio in questi giorni presso la sede di DICE a Stoccolma per provare con mano, ascoltatemi bene, con mano il prossimo Battlefield, che ricordiamo uscirà nel mese probabile di ottobre 2025, già confermato da EA nella varia line-up del 2025 in uscita dei videogiochi, comprensivo anche di The Sims 5, eccetera, eccetera. E dunque, Andrew Wilson ha rilasciato a Keighley e poi anche successivamente su un suo post direttamente su Twitter quelle che sono le sue prime impressioni per quello che riguarda quello che stanno costruendo all'interno dello studio per il prossimo titolo. E allora, prima di tutto partiamo subito con un discorso molto semplice. Vi lascio in sovraimpressione i due tweet, uno di Keighley che appunto informa che Andrew Wilson è andato presso DICE e quelle che sono le parole chiave che Wilson ha voluto condividere su Twitter verso la community, che tra l'altro fanno anche abbastanza ridere. E parliamo subito del dire che è confermato al 100.000% che il prossimo Battlefield avrà un live service, quindi un sistema live che verrà aggiornato mese dopo mese, si spera, con contenuti, eventi, modalità, tempo, season pass e cazzate varie. Insomma, ormai sappiamo che il mondo degli FPS online è questo e questo ce lo dobbiamo ciucciare. Poi alla fine sappiamo benissimo che il live service non è tutto male, perché se guardiamo per esempio il mondo di Helldivers 2 è un live service vero, fatto bene, seguito bene dalla software house, ricco di cose da fare e che viene continuamente, costantemente aggiornato e aiuta la community a rimanere immersa nel videogioco. Però concentriamoci ora sulle parole di Wilson che ha pubblicato su Twitter. Inizia il discorso con una cosa che mi lascia un attimo trasalire, perché non comprendo bene se sta perculando tutta la gente sui social o se effettivamente EA è talmente tanto stupida da non capire la situazione in cui si stanno trovando loro e soprattutto DICE con il brand di Battlefield. Lui inizia il discorso dicendo che con ogni successiva immersiva stagione di Battlefield 2042 i giocatori hanno reso chiara l'idea che volevano una emozione, o comunque volevano un'esperienza ancora più emozionante e profonda. Noi con il nostro team abbiamo ascoltato la community, abbiamo imparato una lezione valida e siamo pronti appunto per il futuro, siamo carichi per il futuro. Io non so se Wilson si è accorto di una cosa molto semplice. Dire che dopo ogni stagione immersiva, piena di azione di Battlefield 2042, i giocatori abbiano addirittura detto chiaramente che vogliono un'ulteriore esperienza ancora più profonda, io non so se Wilson era nei paraggi quando il 2042 stava letteralmente cadendo a pezzi dal day one fino ad oggi. Ricordiamoci sempre che la prima season è arrivata dopo 8 mesi, la seconda successivamente dopo 3 mesi, dopo 4 mesi la terza, e poi senza parlare che l'ultima season, la season 7, si è fatto aspettare altri 6 mesi o 7 mesi, quindi hanno praticamente fatto dilatare i tempi in modo assurdo. E uno può pensare, ok, le season sono uscite in ritardo, ma comunque erano ricche di cose da fare, come dice Wilson. No, ragazzi, perché comunque chi è serio, chi è concreto e chi comunque ha già provato dei live service da altri titoli che possono essere Apex, Fortnite, COD, Helldivers stesso, eccetera, eccetera, sa benissimo che il live service del 2042 è stato penoso, un live service
spoglio, povero, senza contenuti, che ogni stagione dopo 4-5 mesi di attesa le uniche cose che arrivavano nel gioco era una mappa nuova, effettiva, due armi nuove, magari un gadget riciclato poi addirittura da Portal, e le armi stesse di Portal che erano già presenti nel gioco, già inserite da Ripple Effect, che è la ex DICE Los Angeles, e trasferite nei live service di quelle che sono le modalità centrali di Battlefield 2042. Non puoi venirmi a dire in un tweet che le stagioni erano ricche di contenuti, perché stai letteralmente prendendo per il culo la gente. Questa è una falsità grossa come una casa. In più Aid che scrive abbiamo ascoltato la community e abbiamo imparato una valida lezione, non lo so. Perché ricordiamoci sempre che il live service è iniziato con il mondo di Battlefield 5. Ed è stato un fallimento. Lo hanno protratto con Battlefield 2042, è stato un fallimento. E pensare che il prossimo Battlefield avrà nuovamente un live service, non lo so. Però continuiamo il tweet. Lo studio di Motive, che è il nuovo studio che si è joinato da forza di DICE, con la tecnologia super avanzata del Frostbite e con la possibilità di creare appunto la competenza di creare ottime storie, perché Motive è lo studio che attualmente ha fatto il remake di Dead Space, si è aggiunta a DICE assieme a Criterion e a Ripple Effect Studio per costruire il Battlefield Universe attraverso esperienze multiplayer connesse e esperienze single player. Questo è uno dei team più larghi che il Battlefield, che il team di Battlefield, il franchise di Battlefield ha avuto nella sua intera storia. Qualche settimana fa sono andato presso lo studio per provare appunto con mano la situazione e non sono stato così tanto eccitato per quello che mi hanno mostrato e con quello che ero possibile, diciamo, con cui ero capace di poter toccare con mano. Nel senso, la mia traduzione fa cagare, scusate ragazzi, ma tornare dal lavoro è faticoso. Quindi sono eccitato perché comunque per quello che ho potuto provare presso DICE. Allora, il fattore che il team di Battlefield sia composto da quattro studi, quindi DICE Stoccolma, Ripple Effect Studio, che si tratterebbe di DICE Los Angeles, Criterion e Motive, non è un'altra cosa che può renderci sicuri, perché ricordiamoci che Battlefield 2042 aveva quattro studi dietro lo sviluppo, addirittura ce n'era uno, un quinto studio, che quello poi è stato chiuso, che era quello del Battlefield Mobile, che nessuno ha mai visto perché è andato in beta e poi lo hanno chiuso perché non serviva un cazzo. Perfetto. I quattro studi originali del 2042, se non vado errato, erano sempre Ripple Effect Studio, DICE Los Angeles, DICE Stoccolma, Criterion e poi c'era anche Electronic Arts Gothenburg, che era lo studio che si dedicava allo sviluppo e al miglioramento dell'engine di Frostbite, quindi l'engine prioritario di EA che muove il mondo di gioco di Battlefield. E il risultato finale è stato un lancio disastroso del titolo. Disastroso è anche forse diminutivo, ragazzi, perché lo stato iniziale del 2042, ma forse neanche Battlefield 4 raggiungeva quei livelli. Però questo indica che quattro software house che lavorano a scompartimenti su un titolo così grosso non sempre è indice di qualità. Può anche portare spesso e volentieri a confusione durante lo sviluppo, a problemi di comunicazione interna, a errori o quelli che possono essere ritardi nella consegna di determinate parti del progetto, per poi arrivare anche tramite la malcomunicazione stessa di Electronic Arts verso tutte quelle che sono le proprie succursali nel portare quella che potrebbe essere una soluzione o un'uscita effettiva del titolo. E il fattore che il prossimo Battlefield, come dice Andrew Wilson, avrà un grandioso live service, non lo so. Ragazzi, questa cosa qua mi fa veramente tanta paura, perché, ok, sappiamo, è già confermato dai leak interni allo studio, che il prossimo Battlefield avrà le classi, sono confermate quattro classi di partenza, è già confermato che la parte dei 128 player è stata cestinata completamente, non ci saranno più super guerre, ma ci saranno il ritorno dei giocatori su server da 64 giocatori, però queste notizie, queste cose che EA continua a pubblicare sui social e continua a sbagliare a fare questa tipologia di comunicazione, perché non ha fatto altro che aumentare quella che è la preoccupazione stessa dei player e dei content creator verso Battlefield, devono cessare di farlo, perché in realtà costruire hype per un titolo che ancora non abbiamo visto nulla
non va bene, anche perché sicuramente cosa succederà? Ora costruiscono l'hype, DICE fra 6, 7, 10, 12 mesi pubblicherà il trailer di lancio del gioco. Il trailer sappiamo benissimo che è la cosa migliore che uscirà, perché comunque il team che si dedica al marketing e ai trailer management sono da premiare, perché fanno benissimo il loro lavoro. Però alla fine poi bisognerà provare con mano in una closed alpha, in una closed beta e alla release del gioco cosa effettivamente sarà questo futuro Battlefield. E il fattore, ricordo, che ci sia ancora nuovamente un live service, non lo so. Non lo so se DICE, calcolando che sono ben due titoli consecutivi che cannano al lato live service, con il terzo riescano finalmente a centrare il colpo o se falliranno nuovamente la task. E questa sarebbe una roba assurda. In più l'idea di voler creare questo universo multiplayer connesso è una frase, ragazzi, che è abbastanza criptica, del tipo: che cosa vogliono fare? Vogliono fare una sottospecie di universo di Battlefield che, non so, alla COD, che non esce più un Battlefield 7, 8, ma sarà sempre Battlefield che continua ad aggiornarsi all'infinito introducendo eserciti, mappe, modalità, che vengono chiuse delle season, vengono aperte delle altre, esperienze single player, sì, grazie, ma non ci servono per quanto riguarda Battlefield, per quanto mi riguarda, anche perché l'unica esperienza degna di nota potrebbe essere un Bad Company, ma saremmo in grado di fare un Bad Company decente, o utilizziamo il nome di questo brand famoso solo per ricordare ai veterani che Battlefield esiste ancora. Ragazzi, la delusione nell'aria è tantissima, la community è sfaldata completamente, è spaccata, e non si parla di una community che è andata contro DICE perché aveva voglia di andare contro DICE e criticarla e basta, perché qui non bisogna premiare o cercare delle scusanti per un lavoro fatto male. Perché il discorso di base è sempre questo: tu sei uno sviluppatore, bene, hai un publisher, bene, ci sono problemi fra di voi, sono cazzi vostri, sono cazzi della vostra management, del vostro interno, queste cose non devono andare a intaccare il consumatore finale. A noi non ci interessa se DICE è stata smantellata, rimontata come i Lego, se ci sono stati problemi interni di direzioni o problemi progettuali perché il team interno ed esterno non collaboravano e cazzate varie. Quello che è importante capire è che se tu stai facendo un prodotto e lo butti sul mercato e questo prodotto andrà a costare 90 euro su console più magari le 140 euro di un'edizione limitata perché mi dai accesso a determinate stronzate aggiuntive, la gente vuole un contenuto funzionante, vuole un Battlefield, perché Battlefield è questo, deve essere un FPS sandbox che deve mantenere una identità propria, un'identità legata a un evento storico, cioè poco da girarci attorno. E teoricamente il prossimo Battlefield dovrebbe essere un ennesimo reboot della serie. Ci hanno provato col 2042, il reboot non è funzionato, la CPU è esplosa, ora l'hanno cambiata e vedremo. Quindi, per quanto riguarda anche queste critiche che sono venute fuori da alcuni content creator del tipo la community ha distrutto Battlefield, non è vero, la community è sempre stata dalla parte di Battlefield, la community è stata la prima ad andare addosso a DICE per dire: oh, cosa state facendo ragazzi, questo non è Battlefield, vi state rendendo conto che state solamente facendo contenti 500 persone che apprezzano le skin del cazzo, vero? Lo state capendo? No? Bene. Vedremo col prossimo titolo, ragazzi, cosa succederà. Detto questo, fatemi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensate di queste notizie. E noi, ragazzi, ci vediamo ad un prossimo video. Un saluto e abbraccio, il vostro Master Doom 93. Oh yes, bitches. Oh yes.